Eccolo qua, l'attesissimo incontro col vicepresidente della Camera, il più giovane vicepresidente della Camera della storia della Repubblica, che il 23 scorso settembre ha vinto le primarie del Movimento 5 Stelle e così è diventato il leader di partito e candidato di movimento e candidato premier alle eventuali prossime elezioni. Ecco, noi l'onorevole Di Maio. Buonasera. 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 Che non venisse. No, ci sono. Devo dire anche che sono anni che chiedo confronti agli altri e mi danno buca per buca io, hanno aperto i telegiornali in tutta Italia e tutto il mondo. No, era già successo altre volte però, che, cosa? Che avesse dato buca, come dice no, lei. No, mai ad un confronto. Perché... No, vabbè, ma lì può succedere, le trasmissioni succede. Senta, ma giusto perché ci togliamo il pensiero, no? Allora, lei aveva sfidato a confronto Renzi. Poi ha annunciato, uso le sue parole, avevo chiesto il confronto con Renzi quando lui era il candidato premier di quella parte politica. Il terremoto del voto in Sicilia ha cambiato questa prospettiva. Mi confronterò con la persona che sarà indicata. E lui ha risposto, è come quando ci si aspetta l'uscita di scuola e poi quando suona la campanella non trovi nessuno. Magari dopo ne parliamo approfonditamente, però chi usa questo paragone evidentemente ha avuto anche un'adolescenza o un'infanzia difficile a quello che vede, so. Ma parlando lei, del bullo. Ma perché lei ha pensato... Di rinunciare all'incontro? Ma semplicemente io ho fatto una valutazione, ho chiesto quel confronto perché volevo avviare la campagna elettorale per le politiche con il candidato premier dello schieramento di centrosinistra. Sapevo che in Sicilia sarebbe andata male per loro, non credevo così male, noi abbiamo preso il 35%, loro il 13%. Le dice, e chi vince non conviene. No, e soprattutto credevo, io potevo andare al confronto, l'ho chiesto io il confronto, potevo andare lì forte anche del risultato della Sicilia, però non credevo che il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra mettessero in discussione il suo ruolo da candidato premier. Cosa avrei dovuto fare? Andare ad un confronto per legittimarlo. Io sono pronto ai confronti, però centrosinistra non le conveniva, insomma. No, dica chi è il loro candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ci confronteremo, ma fino a quel momento devono risolvere prima i loro problemi interni, altrimenti andiamo a legittimare una persona che lui stesso e il suo partito stanno mettendo in discussione. Ha ritenuto conveniente, evidentemente, non legittimarlo. Però, scusi, visto che ha fatto un'obiezione, questa la so, guardi. Mario Calabrese, direttore di Repubblica, ha detto però che il dibattito su chi debbano essere i candidati è un dibattito fasullo, perché con la nuova legge elettorale non si sa chi è il candidato. Parte voi che ci dirà se farete alleanze preelettorali. Quando c'è una coalizione non viene espresso un candidato leader di quella coalizione che l'eventuale premier, non è più il maggioritario. A me risulta che dall'altra parte, negli altri schieramenti, ci siano non pochi problemi ad individuare questo ruolo, tanto è vero che prima lo individuano, poi litigano. Noi abbiamo detto agli italiani, se ci votate non ci voterete a scatola chiusa, avrete un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, una squadra di governo, un programma, un progetto per il Paese e non ci sono voti trabocchetto, che magari voti la sinistra e ti trovi la Gabanelli fuori dalla RAI o voti a destra e ti trovi Italia che aggredisce le imprese, quindi non ci sono voti trabocchetto per eventuali inciuci. Questo è anche l'obiettivo di una forza politica che vuole un po' semplificare quella che è la difficoltà in questo momento anche per chi va a votare di fidarsi quando va a mettere la X sul simbolo, perché poi questa nuova legge elettorale poi ne parleremo, però è estremamente semplice. Bisogna barrare solo questa è già una bella cosa. Bisogna barrare solo il simbolo. Quello che c'è dietro quella X che metterà l'elettore, magari lo spiegheremo. Il maggioritario vuol dire che nei collegi uninominali, quando si vota il candidato, dà il voto contestualmente anche ai partiti che lo sostengono. Sì, e si dà il voto anche al listino proporzionale. Ora, senza entrare nei tecnicismi, è una legge fatta in modo per favorire un accordo Forza Italia e PD. Ma le dico anche... Beh, è sicuro molta... di questo, eh? Sì, perché se la sono votata tra di loro per cercare di arginare noi. Però io le dico con molta semplicità. Proprio perché hanno provato ad arginarci, loro i numeri per riuscire a fare l'accordo PD Forza Italia, cioè il 51% in Parlamento, non lo avranno. Noi abbiamo preso il 35% in Sicilia la settimana scorsa, possiamo rasentare il 40% e gli rompiamo il giochetto, e quindi la legge che si sono fatta la vedo veramente difficile per un attimo riusciranno a sfruttarla per andare al governo. Mi sono preoccupato. Mi sono preoccupato. Un giochetto, per carità, non mi permetterei mai di usare altri no, termini. Ma perché rompere è un sinonimo di rottamare, stia attento. Non vuole male così. No, senta, però con questo...
questa legge il leader della coalizione non si individua sino a dopo le elezioni. Ma loro dicono di volerlo individuare. Allora facciamo così, chi è secondo lei il leader del centro-sinistra? Ah, guardi, ce ne sono così tanti candidati che non ne ho idea. Ma secondo lei? Ma non lo so, non scommetterei su nessuno, anche allora, perché diciamo così, in questi anni il centro-sinistra ha sempre dimostrato di litigare per il potere e per le poltrone, a tal punto anche da, tra virgolette, suicidarsi politicamente. A me non interessa degli altri, a me interessa che ci sia un'alternativa a questo sistema di vecchia politica che noi stiamo mettendo in piedi anche con un programma e un'identità. Guardi, io voglio dire questo, noi non siamo sicuramente né di destra né di sinistra perché non ci riconosciamo nelle ideologie di destra e di sinistra, però siamo quelli che in questi anni si sono preoccupati della povertà e di chi perdeva il lavoro con reddito di cittadinanza o di chi creava valore con le imprese bloccando la burocrazia. Abbiamo fatto tante proposte. Io penso per esempio che in questo paese i cittadini non ne possano più, soprattutto se imprenditori e liberi professionisti, di veder fare sempre nuove leggi che cambiano continuamente. La burocrazia è l'atteggiamento culturale della politica che cambia le leggi ogni giorno e rende la vita un inferno ai cittadini. Se vogliamo rilanciare questo paese dobbiamo chiedere alla politica di applicare le leggi esistenti, non di farne ogni giorno di nuove che creano e continuano a creare burocrazia e quindi bloccano le però imprese e gli imprenditori. Per questa legge elettorale, onorevole Di Maio, che a lei non piace, sì. Per questa legge elettorale insomma, le coalizioni diventano fondamentali. Voi avete detto che non andrete con nessuno, che sarete soli, quindi torno a chiederle, ma lei teme qualcuno in particolare? Mi pare evidente che lei tema più il centrodestra del centrodestra. No, io le dico che la cosa che temo di più è l'assenza di speranza da parte dei cittadini nel fatto che possano cambiare le cose. Questo però aspetti, me lo lasci per dopo la pubblicità, perché questo dato è... Io temo l'indifferenza anche la mancanza di speranza che le cose possano cambiare. Poi le dico, con questa legge elettorale, glielo ripeto, hanno provato a fare una legge per potersi mettere insieme il giorno dopo e quindi creare il voto tra voi. E questo dimostra tutta la spudoratezza di una classe politica che prima diceva dobbiamo fare una legge per la governabilità, poi dall'oggi al domani la governabilità è scomparsa, hanno tolto anche le preferenze. Adesso però le dico anche che è una legge che prova a danneggiare noi, ma io sono molto fiducioso perché con i dati che abbiamo possiamo impedirgli di fare. L'inciucio avremo tutta la responsabilità di fare una squadra di governo per il Paese. Adesso ci prendiamo un bel tempo dopo la pubblicità e continuiamo la conversazione, però ha ragione Bruno Vespa, nel suo libro ultimo, Soglia al Comando, ha detto che lei gli ricorda il giovane Andreotti. Sono preoccupatissimo, me ma anche un po' per lei. Dire una cosa su questo? Una cosa. Sì. Tutti pensavano, quando sono stato eletto vicepresidente della Camera, che andassi lì a lanciare, non so, libri ai deputati, ad azzannare qualcuno. Ed è per questo che poi qualcuno dice sembra un democristiano. Ma in realtà il Movimento 5 Stelle non è un movimento che aggredisce o che vuole portare la violenza in politica. L'abbiamo portata avanti la nostra carica istituzionale, la mia carica istituzionale, come quella di tanti altri colleghi, rappresentando le istituzioni con onore. Chissà che ha ragione Vespa, però. Mandiamo la pubblicità e poi... Questa è la sua opinione. Sempre ragione. Rieccoci col leader del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Di Maio. Abbiamo sino a qui sviluppato il tema del mancato confronto con Renzi da Floris. Tra l'altro però una cosa bisogna dirla, lei dice non è più il leader, questo ce lo siamo detti, la nuova legge elettorale non lo può prevedere per come fa per le coalizioni, però Renzi è un altro con 1.250.000 voti, lei ha ottenuto questa leader con 30 voti, cioè, insomma il suo riconoscimento è dato dai fatti. Ma per carità, io credo che quel numero è destinato soltanto a salire, abbiamo l'obiettivo di 1 milione di iscritti, che quelle persone sono i nostri attivisti storici che conoscono bene il movimento, però quando lei dice questa legge elettorale non prevede più il leader, ma mi permetta, in questo momento stanno litigando su chi lo debba essere, ma lo indicheranno, come credo il centrodestra. Però quando noi ci confronteremo. Lei non mi ha detto chi secondo lei sarà. Ma perché io non sono dei partiti di centrosinistra, quindi non so che cosa dirle. Anche perché è veramente difficile riuscire a fare il totonomi. Che non trovino un accordo e continuino a fare e portare avanti il caos che hanno portato avanti. Lei pensa che per esempio l'appello all'unità di Pisapia di oggi sia un appello che verrà raccolto? È uno dei tanti appelli che in questi anni Non lo so sinceramente, lo deve chiedere a Renzi perché è lui che dovrebbe accoglierlo. Va bene, glielo chiederò. Senta, il Movimento 5 Stelle viene spesso definito come espressione del voto di protesta.
Dopodiché in Sicilia c'è stato un dato sull'astensionismo del 53%. La domanda è: perché gli elettori che non hanno partecipato al voto non hanno scelto voi? Prima di tutto lo stesso dato purtroppo di 5 anni fa, cioè le regionali di 5 anni fa noi abbiamo ottenuto il 18%, sempre con lo stesso astensionismo, quest'anno il 35%. Ho chiesto ad una ragazza di Palermo che abita a Roma perché non fosse andata in Sicilia a votare quel giorno e fosse rimasta qui. E lei mi ha detto: perché io lo so che voi siete onesti, che portate avanti le battaglie giuste, ma alla fine non ve lo faranno cambiare questo paese. Quando io prima parlavo della mancanza di speranza, c'è una diffidenza anche perché in questi anni loro pensano anche, noi abbiamo avuto e si hanno delle difficoltà quando si governa un comune, soprattutto nei primi tempi. Allora loro pensano allo stesso modo come i romani mi dicono, si vede che tendono a provocarvi, nella regione o del paese sarà difficile, ma lì noi facciamo le leggi, i sindaci invece subiscono le leggi. Quindi io a quella ragazza, come a tanti altri, ho detto datecela un'opportunità, perché siamo una forza politica che in questi anni ha detto ci taglieremo gli stipendi. Io ho rinunciato a 300.000 euro del mio stipendio perché l'avevo promesso in campagna elettorale, ma potevo avere sul conto corrente 300.000 euro. Non ho mai dato il volo di Stato per fare le mie missioni internazionali e ho rinunciato al mio vitalizio. Un minimo di credibilità per dire dateci l'opportunità di cambiare questo paese, credo e crediamo di averla. Senta, onorevole, io una cosa gliela voglio proprio chiedere. Lei ha detto sì, governare le città è una cosa, ma governare le città, ve ne siete accorti anche voi, è difficile, molto difficile. Governare in genere è difficile, diciamo, il mondo è complesso e governare la complessità è una cosa a cui forse non siamo più abituati. Ma lei ha 31 anni, cioè, ma lei si sentirebbe pronto a fare il Presidente del Consiglio? Nel senso che naturalmente è una domanda generica, poi rivolta a lei perché è lei qua davanti a me, ma insomma il Presidente del Consiglio deve occuparsi, ci pensavo mentre venivo oggi qua, dalle regole per, che ne so, le sorgenti delle acque minerali, alla NATO, alla guerra nucleare con Kim Jong-un, da dove arriva questa competenza? Io le dico questo, tutti quelli che in questi anni hanno detto mi sento pronto per fare il Presidente del Consiglio hanno fallito proprio perché pensavano che da soli potessero portare avanti un paese. Io credo che è sempre fondamentale fare gioco di squadra ed è per questo che prima delle elezioni conoscerete i nostri ministri, perché noi dobbiamo mettere insieme le migliori energie e le migliori risorse di questo paese per poter portare avanti la comunità. Governare è difficile, è complesso. Ma qui siamo in un'altra epoca in cui con la scusa della complessità si resta nell'immobilismo. Questo paese è che ti dice che cose non si possono fare. Eppure quando ho trovato tanti sprechi che sono saltati pur sentendomi dire non si può fare, non si può fare. E poi le dico un'altra cosa, questo è il momento dei giovani. Il cancelliere austriaco ha la mia stessa età, il presidente della Repubblica Francese ha 40 anni. Sto facendo un altro esempio. Non è un esempio di equilibrio. Sull'altro versante, il Presidente della Repubblica Francese ha 40 anni, i ministri in tutta Europa stanno diventando sempre più giovani. Renzi ne aveva 38. Perché le dico, non è una questione soltanto anagrafica, però c'è una generazione europea che è stata tradita dalla politica e adesso sta provando a riprendersi la politica per cambiarle le cose. No, ma guarda, io non sarei in grado io di fare a 52 il regolamento di condominio, si figuri di fare il premio. Ma lei a 31 anni già conduceva quelli che è il calcio, che mi risulta, che non mi pare che fosse una trasmissione da poco. Quindi, però le assicuro, è diverso da una trattativa per con Kim Jong-un. Per carità, ognuno nel suo mondo, ognuno nel suo mondo, ognuno nel suo mondo. Almeno credo. Ognuno nel suo mondo. Senti, non voglio tediare il pubblico sulla legge elettorale, no? Però diciamo che per come è fatta, uno prende il 51% dei seggi se arriva, diciamo, almeno al 40% dei voti totali espressi. Facciamo finta per un attimo che voi non ci arriviate, ma che siate il partito di maggioranza relativa, cioè quello che ha più voti. A quel punto voi potete fare due cose, o rinunciare a fare un governo o cercare un'alleanza per arrivare al 51%. Non mi dica che vedremo dopo, noi portiamo un programma, vediamo chi allora, ci vota. Io le dico una cosa prima di tutto. Ci avrà pensato. Noi la settimana scorsa, in condizioni politiche difficilissime, abbiamo ottenuto il 35% in Sicilia con una lista. Ma io ho fatto no, le dico, questo significa che il 40% non è un risultato alla. Ma giustamente nella casistica c'è anche che non si possa raggiungere. Lei parlerebbe con Bersani per intero. Allora, il metodo è fondamentale in queste cose. Noi la sera delle
dovessimo essere la prima forza politica sì. del paese, con un numero di seggi che impedisce anche a Forza Italia e PD di fare l'accordo e quindi il voto trabocchetto in cui si mettono insieme il giorno dopo le elezioni, noi faremo una semplice cosa, diremo a tutti, non veniteci a chiedere poltrone e spartizioni di potere, se c'è convergenza sui temi si fa il governo, andiamo al Presidente della Repubblica e si fa il governo, noi la nostra squadra ce l'abbiamo, c'è convergenza sui temi, sul programma, facciamo. Però questo è il nostro potrebbe obiettivo anche significare un governo. Cioè che di volta in volta chiede i voti e può non ottenerli, insomma. Beh, il problema vero di questa legge elettorale è proprio questo. Lei si rende conto che per provare a guadagnarsi volta, qualche punto un appoggio esterno, umano, io eliminerei di termini che tenevano alla prima e alla seconda Repubblica Andreotti, e che spero che si possa entrare in una terza Repubblica in cui veramente i vecchi partiti sono ridotti ai minimi termini. Ma detto questo, lei si rende conto che quanto sia stata spudorata questa legge elettorale, il loro atteggiamento nel fare questa legge elettorale, che pur di ottenere qualche seggio in più si sono messi tutti insieme, Lega, PD e Forza Italia, e hanno condannato l'Italia all'ingovernabilità. Allora, la responsabilità di fare una squadra di governo e di governare il paese ce la vogliamo prendere noi, se c'è convergenza sui temi, niente poltrone, niente spartizioni. Niente accordi preelettorali o post-elettorali. Lei non sta sentendo Bersani, per esempio? No, ma attualmente, voglio dirlo chiaramente, anche per una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, noi miriamo ad arrivare al 40%. Se non dovesse essere così, perché gli italiani avranno deciso altro, troveremo sui temi i presupposti per portare quella squadra di governo di fronte al Parlamento e prima al Presidente della Repubblica. Le dice un nome che le piacerebbe nella squadra di governo? Così fanno i titoli tutti. No, i nomi li conoscerete nei prossimi mesi. Però il profilo è importante. Perché io un ministro di una squadra di governo lo immagino sempre così. Una persona competente nella materia di cui si deve occupare, però deve avere la sensibilità politica, che significa che quando stai facendo la delle pensioni ti devi preoccupare che fine faccio le persone che non riescono ad andare in pensione, quando fai il Jobs Act ti devi chiedere quel contratto renderà la vita un inferno ad un precario, ad un giovane della mia età o più piccolo di me. No, questo è generico. Questo è sensibilità, certo. Però è mancata perché abbiamo avuto i tecnici che non avevano sensibilità, avevano solo le competenze. E poi la spartizione politica, cioè a capo dei ministeri si mettevano quelli che pesavano politicamente, non me lo e questo ha distrutto poi la competenza e quindi ci siamo ritrovati con delle leggi come la Fornero, come il Jobs Act, come la buona scuola, che nessuno riesce a comprendere come mai si possano definire buone onorevole, leggi. Onorevole, senta, diciamo però, un premier, già essere chiari e avere delle linee guida che sono fondamentali per un paese, per esempio l'euro. Euro sì o no? Cioè voi pensate ancora di poter uscire dall'euro? È una cosa fattibile? Io quando incontro almeno sapere diciamo la moneta. Io quando incontro le ambasciate degli altri paesi, come incontro i miei alter ego di paesi esteri, dico sempre una cosa: il Movimento 5 Stelle al governo lascerà l'Italia nell'Unione Europea, ma vuole cambiare i trattati che stanno danneggiando i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri imprenditori. È un governo che vuole restare nell'unione monetaria se cambiano i trattati che oggi stanno strozzando l'economia italiana intorno anche all'euro. Se non dovessimo essere ascoltati, come estrema ratio utilizzeremo il referendum sull'euro. Quindi molto sta anche nella capacità diplomatica e di mediazione che avremo come governo insieme al nostro corpo diplomatico nell'andare a quei tavoli. Una cosa su tutte, diamo 20 miliardi di euro ogni anno all'Unione Europea, ce ne rientrano 12. Questo è un peso contrattuale nel dire o cambia qualcosa una parte di quei 20 miliardi, ce li diamo alle imprese che sono state danneggiate in questi anni, ai professionisti, ma anche per creare nuovi posti di lavoro per chi ha perso il posto di lavoro o non ce l'ha. Senta, che differenza c'è fra il reddito di dignità di cui parla Berlusconi e il reddito di cittadinanza che parla, di cui parlate voi? A me sembra un'idea. Ma cambiare di nome, diciamo così. Vabbè, questa è una buona risposta. Una buona risposta. Io quello che ho visto in questi anni, posso fare questa riflessione. In questi anni è stato che ci copiavano l'abolizione di Equitalia, prima ci dicevano che non era possibile e poi ce la copiavano, il reddito di cittadinanza ci dicevano che non fosse possibile e poi ce l'hanno copiato, ci hanno sempre detto prima non si può fare e poi ce l'hanno copiato, però adesso questi sono dei punti, io le dico un'altra cosa, questo paese deve essere portato verso il futuro, se
i cittadini sceglieranno noi vuol dire che avranno mandato a casa la vecchia classe politica. Portarlo verso il futuro significa intercettare quello che sta arrivando. Stanno arrivando nuove tecnologie da tutto il mondo e noi stiamo perdendo questo treno. Il blockchain, le auto elettriche con 500 km di autonomia. Questa... Abbiamo tutto il tema delle nuove energie che stanno arrivando. Senta. Il tema dell'internet delle cose. Sono tutte occasioni di lavoro per gli italiani che si stanno sprecando perché non abbiamo un governo che investe ancora in questo ma investe ancora nelle centrali a carbone. Questo è il passato e il futuro e anche questo dovranno scegliere gli italiani quando andremo a votare tra tre mesi. Senta, onorevole, le va di spiegarmi una cosa, calcolando che io sono un uomo dell'Ottocento. No, insomma, non si butti giù. Un rottame, guardi, ecco. Allora, il Movimento 5 Stelle, no? Da sempre ha un principio, uno vale uno, che è un'immagine proprio istantanea, cioè uno vale uno. Ecco, noi siamo abituati, vecchi, diciamo, che i partiti rappresentavano, se vuoi, delle ideologie o, per essere più, diciamo, gentili, dovrebbero rappresentare dei valori. Quindi uno sa, quel partito, il proprio partito, come si comporterebbe in una determinata circostanza. Con voi il tema, dal mio punto di vista, è capire invece come si può immaginare che ad ogni circostanza ci sia una consultazione con la propria base, soprattutto quando si governa. Le faccio un esempio. Sullo Ius Soli, in giugno avevate presentato voi una proposta che lei aveva firmato, molto più generosa di quella che è già stato che non invece firmare. Probabilmente perché nel frattempo è cambiata l'aria intorno allo Ius Soli. Ecco, allora, un vostro elettore, quando voi vi ponete come forza di governo, come fa a sapere come vi comportate nelle varie circostanze? Prima di tutto mi dà l'occasione di spiegare uno vale uno che cosa significa. Significa che nel nostro movimento i cittadini possono partecipare alla scrittura del programma, a votare delle decisioni importanti, però non significa che se andiamo al governo il giorno dopo rimettiamo in discussione tutto quello che abbiamo scritto nel programma. Quindi chi ci vota, vota un programma e un'identità legata alla difesa dei deboli, alla difesa di chi crea valore in questo Paese, contro la corruzione, contro gli sprechi e i privilegi, che non è in discussione. Ed è chiaro anche che uno vale uno, dottor Fazio, non significa che uno valga l'altro, perché quando noi abbiamo scritto il programma, abbiamo messo insieme docenti universitari, professionisti, imprenditori, persone che ne capivano, quando creeremo la squadra di governo, creeremo una squadra di governo con persone che conoscono quel settore e che devono avere una loro storia in quel settore, cioè uno vale uno significa che partecipa. Dagli altri invece decidono le segreterie di partito o solo un leader. Però partecipare non è decidere. Però deve anche pensare che, cioè non si deve sentire disorientato dal fatto che nel votarci il giorno dopo rimettiamo tutto in discussione. Questo cioè, non è assolutamente partecipare vero. Non è decidere, insomma. No, partecipare è decidere. Abbiamo creato il programma, creeremo liste permettendo ai nostri iscritti di decidere se Luigi Di Maio deve tornare in lista o un'altra persona deve tornare in lista. Ma questo poi ci mette ai blocchi di partenza per governare il Paese. E il mio dovere sarà quello di realizzare un programma elettorale insieme ai ministri, ai parlamentari e a tutto il Movimento 5 Stelle. Sì, e questo è fondamentale anche per spiegare che questo movimento è da una chiesa che non si è dato la chiusa. Argomento a cui io sono molto affezionato, peraltro. Lei usò quell'espressione, se mi permette, dal mio punto di vista molto dura, quando parlò dei taxi del Mediterraneo, quando parlò delle ONG. Poi ha visto anche lunedì scorso 50 persone. Ma infatti non bisogna generalizzare, ecco, e io credo che ci siano organizzazioni non governative che facciano un lavoro encomiabile e le ringrazio. Lei ha firmato, aggiungo, una Ius Soli, dicevo, molto più generosa di quella che adesso è in Senato e che, secondo me, aveva degli elementi di buon senso. Insomma, perché adesso invece quella, si contraria? Quella è una proposta quando viene messo all'ordine del giorno quell'argomento e quindi noi avevamo presentato la nostra controproposta, ma già allora quando poi quella proposta arrivò in aula noi ci siamo astenuti per due ragioni, prima di tutto perché è una legge pasticciata, invece per esempio c'è la legge sui vitalizi e sul biotestamento al Senato che è scritta bene e noi saremo pronti a votarla, invece Alfano la sta bloccando ricattando il PD. Ma poi un'altra cosa dico, lo Ius Soli è un tema importante, per carità, la cittadinanza è un tema importante, soprattutto se parliamo di bambini che nascono in Italia da genitori parliamo stranieri. Parliamo di persone, di vite... No, ma poi parliamo di bambini molto spesso... Però io dico una cosa, se un cittadino diventa cittadino italiano, diventa automaticamente cittadino europeo. Perché dobbiamo avere decine e decine di criteri diversi in ogni paese per concedere la cittadinanza? Allora, discutiamone a livello europeo e non a livello nazionale del tema dello Ius Soli e della cittadinanza. Le posso rispondere su questo, se mi permette? Prego. Perché conduce lei, quindi. Perché, no, perché nel frattempo quei bambini crescono, le vite passano, i dolori aumentano. Però in Italia noi abbiamo uno Ius Soli temperato che ha 18 anni dalla cittadinanza. Qui si sta discutendo di abbassare quell'età. Per discuterne, io ne vorrei discutere a livello europeo con la Francia, con la Germania.
ragione da questo gli altri vista, paesi, ma non è una perché follia. Si diventa cittadini ma non europei. È una follia che un ragazzo che nasce qui in Italia deve aspettare 18 anni per sentirsi uguale al proprio compagno di banco di università. No, ma io penso che questo sia un tema molto importante, discutiamone il prima possibile insieme a tutti. Allora, mi dice la prima cosa che lei propone quando fa il progetto qui, lo facesse lei? Beh, secondo me prima di tutto deve cambiare il metodo di azione di un governo. E dire solo, le rispondo sul singolo provvedimento, ma le dico, se i cittadini avranno scelto noi, avranno scelto il futuro di questo paese. La prima cosa che dobbiamo cambiare è l'approccio alle ingiustizie. Non posso più tollerare che la politica nomini i vertici della sanità per far lavorare la sanità per la politica e non per i cittadini. Non posso più. Lei ha detto che vuole fare il sorteggio del direttore. Non posso più. No, no, non è una questione di sorteggio, è una questione di merito. Non posso più pensare che siano 80 in questo paese che poi vanno a riempire di controlli le imprese perché non avendo nulla da fare, che molti sono enti inutili perché ci hanno messo dentro gli amici degli amici, poi rendono la vita un inferno agli imprenditori. Lei deve sapere che in Italia, l'ho conosciuto qualche giorno fa, un agricoltore siciliano mi ha detto io passo 130 giorni all'anno a scrivere scartoffie e altri 60 a esibire le scartoffie ai controlli dei vari enti che vengono da me. Passa metà dell'anno a lavorare a carte da presentare allo Stato. Questo l'approccio che deve cambiare, le dico, smettiamola di utilizzare i servizi al cittadino, sanità, ma anche la TV pubblica, se si può dire, come lottizzazione politica. Mettiamoci le persone che contano e poi potremo agire su tutti gli altri versanti, perché quando cominciamo a garantire l'istruzione, la sanità, la ricerca alle persone, ai cittadini, e allora il paese comincia a cambiare, non per forza con un provvedimento spot, ma con un atteggiamento diverso, che passa anche per gli sprechi, abbiamo due minuti. Quelli che sono i privilegi della politica. È vero che lei ha un piano di riforma per la RAI, appunto il direttore del TG1, secondo lei avrebbe scelto tra un meccanismo di sorteggio tra i migliori? No, noi abbiamo detto una cosa molto semplice, abbiamo presentato una riforma, l'ha presentata a prima firma Roberto Figo, il Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, nostro deputato. Che ha sentito la Gabanelli anche o no, in Commissione di Vigilanza? Sì, vabbè, ha sentito diverse persone in questi... questi mesi. A me rammarica molto che Milano è andata via, penso ancora non è andata via, di centrosinistra, molti elettori di centrosinistra avessero votato il centrosinistra proprio per evitare gli atteggiamenti berlusconiani di prima, invece adesso ci ritroviamo con lo stesso problema. Sulla riforma della RAI, noi vogliamo premiare il merito, che significa? Mettiamo insieme i migliori, selezioniamoli per qualità, competenze e esperienze, e poi se serve per sganciare dalle nomine politiche utilizziamo anche il sorteggio come si utilizza in tante istituzioni del mondo. Le faccio un'ultima domanda, lei sta per partire per Washington, sì, domani dicono va ad accreditarsi presso gli Stati Uniti. Io voglio andare a raccontare agli Stati Uniti, che ma sono chi? Uno dei principali, anche quello mi incuriosisce. Avrò degli incontri sia al Dipartimento di Stato che al Congresso americano e lì voglio andare a raccontare che cos'è il primo movimento in Europa. Noi siamo la prima forza politica europea fuori dai vecchi partiti tradizionali ed è stata demonizzata in questi anni molto, a tal punto che tutti gli altri paesi si sono convinti che siamo addirittura pericolosi. Io voglio andargli a raccontare non solo che cosa vogliamo fare, chi siamo, qual è il nostro programma, e poi voglio andare a vedere un'altra cosa, perché gli Stati Uniti sono uno Stato liberale, tutti parlano di uno Stato che non interferisce con l'economia. Guardi che le grandi innovazioni come la Tesla fatta da Apple sono nate grazie all'intervento diretto dello Stato, o con tecnologie o con finanziamenti. Uno Stato innovatore da riprodurre anche qui, che comincia a rimettere soldi in ricerca e sviluppo per far nascere la Tesla italiana, per far nascere Facebook italiano, l'iPad italiano. La saluto. Grillo ha detto, lei è stato nominato capo del partito, d'ora in poi le denunce non arriveranno più a casa mia, sono tutti, più o meno ha detto, fatti tuoi. Sì, l'abbiamo convinto così. Arrivederci. Grazie. Grazie mille. Grazie tante, buon viaggio. Grazie mille. Da quella parte. E adesso attesissimo.